E io volevo esporre i fatti che si sono svolti il giorno 10 di gennaio del 2007, nelle ore che precedettero praticamente la mia confessione. Ho 8 zii. Ecco appunto, perché ne hai molti. 2 sono nomadi, 2 lavorano al catasto, 2 niente, sono disoccupati. E gli altri 2? Gli altri 2 niente, sono in pensione. Mi dissero che se confessavo mi sarei tolto un grosso peso dalla coscienza. Il problema è che questo qua ha fatto la guida completa dei campi nomadi su cui andare tipo guida Michelin. Ah, non sapevo. Con i tralicci distanti. Sai che hanno il vizio di fare il campo nomadi sotto a dove c'è i tralicci Enel, che non è una bella cosa, perché voglio dire, perché fai delle villette, perché li metti sotto i nomadi. Comunque a parte. La cosa che mi risollevò molto è che mia moglie sarebbe stata scarcerata subito, sarebbe potuta tornare a casa. Gli ho detto, zio, ascolta, ma tu la raccolta differenziata la fai in questo clima così civile di coscienza? Lo zio, capo dei nomadi lombardi. Sì, sì, io faccio tutto. L'unica roba che butto il polistirolo nell'umido. Ah, come mai? È tradizione dei nomadi, siamo sempre stati abituati così. Ero caduto nella disperazione perché io avrei dovuto restare dentro per 5 anni. In poche parole, avrei dovuto, come dire, non dire la verità. Praticamente c'è Tozzi, il professore, ha detto che comunque lo dividono tutto loro. Poi gli ho detto, ascolta, ma la bottiglia di plastica, mi hanno detto che ci vuole 20.000 anni per riciclare una bottiglia di plastica. Era come se, non so se sia l'espressione giusta, mi avessero fatto il lavaggio del cervello.